Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Benvenuti fratelli e sorelle. Un saluto a tutti. Un saluto al Signor Sindaco, alle autorità civili, ai rappresentanti degli alpini e degli amici che ci ricordano con una memoria viva il sacrificio di tanti fratelli e di tante sorelle che hanno sparso il sangue, hanno dato la loro vita per il dono grande della libertà, della giustizia e della pace. Sempre nel tempo si ripetono momenti preziosi per invocare il dono della pace. Noi lo facciamo oggi nella memoria dell'Evangelista San Marco, anche lui morto martire, perché il cielo possa guardare su di noi e riconoscerci suoi figli in cammino nel tempo. Chiediamo di essere perdonati, purificati dalle nostre povertà e dal nostro peccato. Ci riconosciamo umilmente peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto l'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora disse il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era stata la mia forza, mi disse: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. È parola di Dio. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando secco e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Tu mi conosci fino in fondo, non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Alleluia.
come il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Alleluia, lode a te, o Cristo. Oggi è la festa di San Marco. San Marco è il primo evangelista. Gli evangelisti sono quattro, però il primo che ha avuto l'intuizione di raccogliere fra la gente le testimonianze che riguardavano Gesù, Gesù di Nazareth, il figlio di Maria, è stato lui. Il Signore gli ha dato questa, la chiamiamo intuizione, cioè il desiderio di ascoltare dalle persone che avevano incontrato Gesù, che erano state guarite dal Signore Gesù, il desiderio di raccogliere queste voci vive e di raccoglierle in un vaso prezioso. Nessun vaso è così grande da poter contenere un'esperienza così, però per quanto ci è possibile Marco si è reso disponibile davanti al cielo per creare questo vaso preziosissimo in cui custodire questa memoria viva, questa esperienza viva che poi è diventata ed è tuttora e sarà per sempre una presenza. Marco, il suo apostolato si è svolto in Egitto, nelle terre di Egitto, dove lui ha dato tutta la sua vita fino al martirio. Ora, in questo giorno santo in cui noi ricordiamo il primo evangelista, tanto che altri due, Matteo e Luca, hanno copiato da lui, così potremmo dire, mentre Giovanni, che è l'ultimo, si è proposto di raccontare, di raccogliere tutto quello che non avevano fatto gli altri tre. In questo giorno santo, memoria del martire Marco, dell'evangelista Marco, la nostra comunità si è raccolta. Noi rappresentiamo tutta la comunità, la nostra città di Sanso Maggiore, con le autorità che la provvidenza ci ha dato,
ci governano, per fare anche noi memoria. Marco ha raccolto le memorie. La festa del 25 aprile a livello civile ha questo potere, la parola non è esatta, non è neanche profana, non la vorrei così, questa parola magica, una festa magica, per fare sì che la memoria del martirio di tanti nostri fratelli e di tante nostre sorelle sia custodita. Sono nati libri, sono nate tante testimonianze, sono nati discorsi preziosissimi, hanno il potere di non lasciare morire questa memoria. Guarda, se succedesse, come al tempo di Gesù, come ai nostri tempi, come sempre, che una società, una cultura taglia queste memorie come rami inutili alla propria vita, succederebbe quello che accade a una pianta se un contadino andasse a tagliare tutte le sue radici. È vero che le radici non si vedono, è vero che queste orrende esperienze di guerra che hanno seminato la morte, la paura, l'angoscia, la tribolazione, la giustizia, hanno favorito la malattia, eccetera, hanno distrutto, e sempre le guerre distruggono, mai costruiscono. È vero che non ci sarà qualche cosa capace di dire tutto, però il nostro desiderio è quello di raccogliere questa testimonianza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e di riversarle in questo giorno di festa, in un momento di preghiera, perché siano custodite nella preghiera della Chiesa, perché queste radici possono penetrare dentro la terra feconda della misericordia di Dio e portare frutti. Sempre il mondo ha bisogno, ma qualche volta, così diciamo noi, ha più bisogno, perché ci sono delle cose che sono necessarie e poi ci sono delle cose che sono anche più che necessarie. Sempre ha bisogno di uomini di buona volontà, capaci di fare rigenerare la speranza. Sempre. Però in questo momento lo chiediamo al Signore nella forza, nella memoria dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, in qualche modo rappresentati da queste bandiere che sono in mezzo a noi. Quando le guardo mi sembra sempre di vedere un libro che parla, ma parla nel silenzio, e il silenzio è il linguaggio più grande, più profondo, perché ti interpella, perché ti entra dentro. Il linguaggio del silenzio è capace di scavare anche là dove tu pensi di essere sordo. Lui arriva e mette in sintonia il cuore, l'anima della nostra società, perché la memoria raccolta in questi libri delle bandiere siano davvero queste memorie radici di speranza, di giustizia e di pace, non solo per la nostra città di Salso Maggiore, per la nostra patria, Italia, ma ormai lo dobbiamo dire per il mondo intero. Siano memoria viva, siano memoria di pace, di giustizia per la Chiesa, che a volte passa dei momenti difficili. Basta guardare sui giornali in questi giorni e vedere qualche cosa che ci fa soffrire. Tuttavia, lontano dal cuore della Chiesa, il desiderio di essere una giustiziera, perché il compito che le ha affidato il Signore Gesù e il cielo
è quello di essere madre, madre. E il cuore di una madre non ci sono parole per raccontare quello che lei sa fare. Il cielo gradisca, nella luce di questa cupola che è sopra di noi, gradisca il nostro desiderio di portare la memoria dei nostri fratelli e sorelle dentro la memoria del martire ed evangelista Marco. Gradisca la nostra preghiera, perché la benevolenza del cielo, le benedizioni del cielo scendono su di noi e possiamo goderne i frutti di giustizia, di libertà e di pace. Per il Papa, i Vescovi, i loro collaboratori, perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita il modello del loro gregge. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, perché ricevano in dono la franchezza apostolica e portino ai pagani del nostro tempo il lieto annunzio del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le nostre comunità cristiane, perché siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nelle preghiere, nella carità fraterna, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i neobattezzati, perché il germe della fede apostolica seminato nel loro cuore cresca e fruttifichi in tutta la loro vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli, Padre buono, fra le braccia della tua misericordia, tutti i nostri fratelli e sorelle che sono morti a causa della guerra e di ogni altra calamità, preghiamo. Ascoltaci, Signore, per intercessione dell'Evangelista Marco, martire, e anche nella fecondità del sangue versato da tante creature innocenti, chiediamo al cielo, per la potenza dello Spirito, di suscitare nella Chiesa cattolica, ma anche in tutte le religioni del mondo, di suscitare nella politica, in tutte le culture, le nazioni, uomini di buona volontà. Non manchi mai loro l'aiuto del cielo, la forza, lo spirito per costruire la pace, la libertà, la giustizia, la dignità di ogni uomo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Guarda, Padre buono, le nostre preghiere sono salite davanti a te. Nel nome santo del tuo Figlio Gesù chiediamo di esaudirle. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ora il pane, il vino, l'acqua sono i doni che rappresentano la nostra vita, la vita del mondo, sono portati all'altare. Li accompagniamo con il canto. Ci mettiamo seduti. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Riceva dalle tue mani questo.
questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio di lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di San Marco e fa che nella tua Chiesa sia sempre vivo e operante l'annunzio missionario del Vangelo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Veramente, è cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Gesù, Signore nostro. Nella festosa assemblea dei santi, risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli perché sia attraverso i secoli segno visibile della tua santità e in nome tuo trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, fatti voce di tutti gli uomini della terra, anche di chi non ti conosce o ti chiama con un altro nome, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore, Dio del tuo universo, i cieli e la terra. La lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Marco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Luciano, i sacerdoti, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, tutti i nostri fratelli morti in tutte le guerre, a causa della guerra e dell'ingiustizia. Nella tua casa donagli la pienezza della vita. E tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito, preghiamo il cielo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza.